Buongiorno, sono Lorenzo Balbi, direttore artistico del Mambo. Per la serie Due minuti di Mambo estesi, oggi il nostro graditissimo ospite è Gianluca Farinelli, direttore della Fondazione Cineteca di Bologna, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Gianluca Farinelli non è solo direttore della Cineteca, ma è anche il vicino di casa del Mambo, in quanto ormai appunto dal 2007 le due istituzioni si vedono. Io dal mio ufficio proprio vedo tutti i giorni la Cineteca, e questa non è solo una vicinanza geografica, non condividiamo solo una collocazione nella città vicina, ma è anche una vicinanza culturale negli intenti, nelle programmazioni, tant'è che i destini, le programmazioni di queste due istituzioni in passato si sono intrecciate e hanno significato anche molto nel cosa vuol dire lavorare insieme, cosa vuol dire fare network istituzionale in una città, pur facendo ricerca su ambiti della produzione visiva diversi, ma intrecciati spesso nella pratica contemporanea. Per cui intanto ringrazio Gianluca per la sua disponibilità a questa chiacchierata e partirei proprio forse da prima. Dal rapporto che tu hai avuto personalmente con la Galleria d'Arte Moderna e che poi ha portato a collaborazioni istituzionali di cui parlavo prima. Intanto ti ringrazio dell'invito che mi fa molto, molto piacere. Guarda, intanto ti dico, personalmente la GAM è stata un'istituzione molto, molto importante, nel senso che ho scoperto attraverso le sue collezioni, attraverso le sue mostre temporanee, un modo anche di raccontare l'arte e ricordo da ragazzo l'enorme impressione, per esempio, che mi fece la mostra L'occhio di Polifemo di Celli, che fu una mostra per me personalmente straordinaria. Ecco, se ho capito, se ho iniziato a capire qualcosa di come raccontare un fenomeno attraverso una mostra, beh, quella mostra veramente mi segnò. E poi sono stati tanti, tanti momenti in cui ho incontrato la mostra, ho incontrato la GAM, ma devo dire anche che la Cineteca ha sempre avuto un rapporto importante quindi c'è sempre stato un rapporto istituzionale rilevante, anche perché siamo nati assieme, nel senso è l'ultima giunta ad Ozza, è Zangheri, primo assessore alla cultura e alle istituzioni culturali d'Italia, no? Una cosa incredibile, pensare che all'inizio degli anni 60 non solo a Bologna si inventi la figura dell'assessore alla cultura, ma soprattutto che questo assessore alla cultura non è solo alla cultura, che già è tanto, ma è alle istituzioni culturali, c'è cioè comunque un'idea di autonomia della cultura e di volontà di far crescere, di creare attraverso delle figure di intellettuali, attraverso delle figure di specialisti le istituzioni e poi riuscire a dare autonomia a queste istituzioni. Cioè un'idea veramente modernissima che Bologna ha avuto assolutamente per primo e per la quale Zangheri ha avuto un ruolo guida. Quindi è all'interno di quel modo nuovo di guardare l'attività di un comune e le politiche culturali di un comune di Bologna che nasce l'idea della Galleria d'Arte Moderna e della Cineteca. Quindi abbiamo avuto una vita parallela e il fondatore della Cineteca, Vittorio Borini, è stato anche un critico d'arte, ecco, così come anche Pietro Bonfiglioli. Quindi diciamo la vicinanza anche tra i vari direttori nel corso degli anni, tra i presidenti, la vicinanza con Lorenzo Sassoli, con i vari direttori che si sono succeduti è sempre stata molto molto forte. Quindi abbiamo inventato assieme moltissime, moltissime cose. Tu citavi delle mostre importanti, la mostra
la mostra Fellini, la mostra Pasolini, ma anche al di là delle mostre sono state tantissime le occasioni di collaborazione vicendevole, anche perché poi quell'intuizione di creare due istituzioni vicine e che potessero anche lavorare in luoghi molto vicini, addirittura all'interno dello stesso quartiere, quello che oggi chiamiamo il quartiere delle arti, era un'idea talmente giusta e logica che oggi l'arte contemporanea e il cinema non sono mai state così vicine, ecco, nel senso che sempre di più grandi artisti lavorano con il cinema e sempre più il cinema lavora con grandi artisti. Quindi anzi, io credo che in prospettiva questa vicinanza sarà un punto di forza fondamentale nelle politiche culturali della nostra città. Beh, sicuramente Bologna è una città che ha costruito nell'immaginario anche al di fuori di se stessa un'idea di sperimentazione, una città in cui molti media dell'arte, non solo, delle varie arti contemporanee hanno avuto un terreno fertile in cui trovare anche istituzioni che guardassero a questi aspetti come un territorio di indagine privilegiato, e questo si è visto sia nell'attività della Cineteca, della Cineteca di Bologna, che appunto della Galleria d'Arte Moderna. Trovo che un modo di pensare, un modo di progettare sia decisamente unico, e forse non poteva esistere che non in Bologna. Tu, che ti sei trovato spesso a dover proporre appunto una programmazione di questo tipo, pensi che Bologna abbia giocato con questo immaginario, con questa anche abitudine a una certa frequentazione dei contenuti culturali, abbia giocato un ruolo nella programmazione e nella strutturazione dei progetti, dei programmi di queste due istituzioni così vicine? Sì, non c'è dubbio, non c'è dubbio. E anzi, questo secondo me sarebbe anzi un tema anche da approfondire. E lo stesso successo, ecco, di Arte Fiera e poi di Art City, e poi ecco, tutto questo dimostra quanto poi il tema dell'arte è radicato nella città. E come è radicato poi con in maniera anche molto sorprendente, ecco, non so, ecco, per esempio, nel corso degli anni ci è successo moltissime volte di collaborare anche con delle gallerie, e penso in particolare a De Foscherari. Ecco, questo per dire come poi nell'attività quotidiana, ecco, che non è solo i grandi festival, i grandi eventi, le grandi mostre, ci sia poi a Bologna un tessuto veramente molto ricco e trasversale, e che anche cambia. Ecco, l'altro aspetto formidabile di Bologna è una presenza studentesca che ovviamente si modifica costantemente, continuamente, che di solito abbraccia 2 anni, massimo 3 anni, e che anch'essa poi è un ulteriore elemento interessantissimo, sia come pubblico, sia come poi protagonista di iniziative che a volte ci hanno visto coinvolti assieme, sempre pensando un po' alla storia, ecco, ricordo che sia Boarini sia Bonfiglioli, per esempio, nel 77, benché fossero due persone delle istituzioni, però crearono il Cerchio di Gesso, che di fatto fu uno dei pochissimi luoghi di scambio tra la città e il movimento studentesco. E più aggiungo, ecco, banalmente non l'abbiamo detto fino ad oggi, ma la presenza a Bologna del DAMS è un'ulteriore riprova di come Cineteca e GAM e Mambo
non siano delle strutture, come dire, casuali, ma siano frutto di un tessuto cittadino assolutamente formidabile, ecco, e che sa anche ricrearsi, ecco, al di là poi delle scelte amministrative, delle volontà amministrative, è anche un tessuto che ha anche una capacità di autoriprodursi, di produrre eventi, iniziative, e anche un tessuto quotidiano di attività artistica e culturale di assoluto livello, ecco, che farebbe pensare a una città di ben più di meno di 400.000 abitanti. Ecco. C'è un aspetto che nella tua pratica di direttore ha sicuramente un ruolo centrale, che è quello della valorizzazione degli archivi, che è quello del restauro, che è quello del creare un patrimonio collettivo. In questo la Cineteca di Bologna si è sempre distinta e sicuramente è uno degli obiettivi statutari anche della Galleria d'Arte Moderna, il fatto di recuperare materiali, valorizzarli e metterli a disposizione del pubblico. Questo non solo attraverso l'attività del cinema ritrovato, ma proprio grazie anche agli archivi della Cineteca, che sono sempre stati utilizzati, sono sempre stati pensati e strutturati come un bene pubblico. Ecco, quindi c'è un aspetto fondamentale in queste due istituzioni, questa anima e questo aspetto di istituzioni pubbliche aperte a un certo tipo di studio. Questo anche sfruttando quel tipo di attitudine, diciamo, di cui parlavi, di una città all'approfondimento e anche alla frequentazione di questi luoghi. Quindi cosa auspichi per il futuro? In questa strada che hai disegnato un po' per queste istituzioni? Ma mi sembra intanto, come dire, siamo all'inizio di una storia, nel senso che noi siamo arrivati alla Manifattura delle Arti tra il 2000, quando abbiamo inaugurato Via Rivareno, e il 2003, quando abbiamo inaugurato le sale cinematografiche e la Biblioteca Renzo Renzi. Voi siete arrivati nel 2007, quindi parliamo di 14 anni, ecco, di cui quindi veramente siamo agli inizi di un lavoro comune. Io devo dirti, sono intanto molto molto felice che di vedere quanto il quartiere sia frequentato, ecco, io ed è bello vedere come il quartiere è frequentato, perché ci sono le aule universitarie, perché c'è un bellissimo parco cittadino che in questa stagione, all'inizio della primavera, pullula di vita, di bambini, di famiglie, di studenti, di solitari, di persone che hanno i cani, e però pullula anche per le iniziative culturali che ci sono, quelle che organizza l'università, quelle che organizzate voi, le nostre, le molte cose che si sono aggiunte nel corso degli anni. Penso al mercato ritrovato che il sabato mattina riunisce un po' tutti i pubblici, ecco. Ecco, io credo che questa sia la direzione nella quale andare, e devo dirti, mi ha fatto molto piacere poi apprendere che la Palazzina Magnani sia aggiunta alle disponibilità del Mambo e del Comune, perché effettivamente era un po' un punto interrogativo, ecco, nella strada. Intanto è uno spazio molto bello, è uno spazio che non era utilizzato da moltissimo tempo, e in un quartiere che adesso è così vitale, mentre 20 anni fa nessuno avrebbe notato che era chiuso perché era tutto chiuso, adesso invece fa molta impressione, e mi sembra una bellissima idea quella di poter dare una casa definitiva alla grande collezione Morandi, ecco, anche perché Morandi è un altro grande punto di contatto, secondo me, tra le arti e quindi anche di contatto tra il nostro lavoro e il vostro lavoro. Però ecco, tornando al punto precedente, siccome spesso io mi sono sentito, siccome mi occupo di cultura, un po' un diverso, no? E come dire, sì, adesso ci occupiamo anche della cultura, ma
Invece, devo dire, ecco, da un lato Bologna è una città che non solo ha appetiti culturali e capacità culturali straordinarie, ma è anche una città che ha avuto, dal punto di vista dell'amministrazione, una continuità di attenzione sulla cultura, davvero, davvero unici. Ecco, perché se penso agli anni che abbiamo attraversato, anni in cui sì, per la cultura, sono stati anni difficilissimi. Non è mai mancato l'appoggio dell'amministrazione comunale, della regione, e questo è un dato molto importante. Dall'altro, è vedere come in questo quartiere la cultura faccia parte della vita quotidiana di tutti, ecco, come la cultura faccia parte della normalità, non della straordinarietà. E questo forse è l'aspetto più bello e importante del lavoro di questi anni e di quello che in fondo la città ha saputo ottenere. Ecco, per cui siamo immersi in una città che da sola sarebbe già un museo, anche semplicemente attraversando le strade, neanche entrando nei musei, ma la cosa bella è che la cultura, non solo la cultura del passato, ma quella del presente, fa parte del tessuto vitale di questa città. Grazie, grazie davvero Gianluca per questa tua testimonianza che secondo me arricchisce molto e dà molto anche l'idea di tanti degli stimoli, tanto delle idee che hanno portato un po' alla costituzione sia delle istituzioni che di questo modo di agire che abbiamo nelle istituzioni che appunto da vicine di casa si spalleggiano le varie iniziative. C'è un futuro però prossimo anche, no, della Cineteca, perché sono tantissimi i progetti ambiziosi che stai portando avanti, dalla riapertura del Modernissimo al Giuriolo, quindi sicuramente al centro del Giuriolo che sarà un importante sviluppo anche per le attività della Cineteca. Per cui sicuro ci saranno altri margini di azione, di collaborazione anche istituzionale tra di noi. Se vuoi in chiusura accennarci a qualcosa che ci aspetterà, diciamo, nel prossimo futuro. Sì, beh, abbiamo due grandi progetti, che sono due grandi progetti di recupero. Uno è il Modernissimo. Il Modernissimo era una sala sottoterra, 11 metri sottoterra, costruita, ideata nel 1913, quando il Comune di Bologna, siamo negli anni in cui il Comune abbatte le mura e sventra il centro storico e fa questa. Diciamo la via Emilia, quindi Ugo Bassi, Rizzoli, Allargate e via Indipendenza sono le arterie della modernità. Ecco, un po' in ritardo rispetto alle grandi capitali europee, ma un po' con quella idea. Il primo palazzo che sorge nella nuova via Rizzoli, perché via Rizzoli esisteva anche prima ed è un pezzo della via Emilia, cioè la via Emilia che attraversa la città, ma era la metà più larga e poi viene sventrato il mercato di mezzo e quindi il lato sinistro resta uguale, il lato sinistro guardando le due torri resta identico, gli stessi palazzi. Il lato destro raddoppia di larghezza la strada e vengono costruiti tre grandi palazzi moderni, Umbertini e il primo di questi palazzi è Palazzo Ronzani, che è se lo guardate, un palazzo sul profilo architettonico molto molto bizzarro, con il portico, però è un portico che ha uno slancio più nord europeo americano che statunitense che bolognese. E è il primo palazzo in cemento armato, è il primo palazzo polifunzionale perché c'è un cinema, c'è un teatro, c'è un café chantant, c'è un diurno, c'è tante attività, talmente tante che il creatore, il signor Ronzani, industriale della birra e che aveva creato nel 1909 il Bologna Calcio, fallisce con la guerra, non poteva prevedere che sarebbe arrivata la guerra, tutto chiude, poi riapre nel dopoguerra e diventa il Modernissimo una delle sale principali della città. È per esempio il luogo dove viene mostrato in prima Ultimo Tango a Parigi di Bertolucci. Ma non solo, sono
i grandi film dell'età d'oro del cinema sono stati mostrati lì. Poi entra in crisi, chiude, e poi a Bologna arriva un assessore che è Angelo Guglielmi, che dice: no, il comune deve combattere la chiusura delle sale. Questa detta oggi sembra una cosa forse normale, ma insomma nel 2007 affermare questa cosa qui non era per nulla. Tant'è che Bologna è stata la prima città a dire le sale cinematografiche sono un bene della comunità, se chiudono gli schermi è un problema per la comunità e quindi il comune non darà cambio d'uso automatico, cosa che vige ancora nella maggior parte dei comuni italiani. E grazie a questo cambio d'uso non automatico, la proprietà del Modernissimo, che nel frattempo aveva cambiato nome, si chiamava Arcobaleno, è venuta a cercarci e abbiamo scoperto una sala che io frequentavo perché andavo al cinema lì, ma non mi piaceva per nulla, ecco, la trovavo una sala terribile, ma la proprietà aveva tolto tutte le parti, tutte le moquette, i velluti, la polvere, diciamo, e sotto tutto questo orrore si nascondeva una struttura incredibile, cioè una struttura Liberty intatta, con una leggerezza, con un'allegria, ecco, che il nome Modernissimo secondo me riporta bene, perché è un nome che quando tu sei arrivato alla OS è già invecchiato, quindi è una... E al Modernissimo noi vogliamo fare un po' un tempio del cinema, ecco, un luogo di straordinaria bellezza, un luogo dove si vada anche senza sapere che film si va a vedere, perché si va al cinema, cioè quello è un luogo di una tale bellezza che poi faremo una programmazione evidentemente importante e scendendo le scale che porteranno in Piazza Renzo al Modernissimo, si scenderanno le stesse scale per andare anche in un luogo espositivo che è il Sottopasso, che è un altro luogo costruito nel 59 e poi abbandonato alla fine del Novecento, che era stato un primo centro commerciale sottoterra e che per noi diventerà un luogo espositivo dove mostrare il cinema e la fotografia e i parenti prossimi, ecco. Poi il Giuriolo è un altro recupero di un luogo che era stato costruito nel 1990 e nel 90 arriva il mondiale di calcio e all'ultimo secondo l'Italia, lo Stato decide di finanziare un parcheggio. E dove viene costruito questo parcheggio? È un parcheggio utile per i tifosi che andavano a vedere le partite. Tenete conto che l'Italia, che nel girone di bolognese le squadre erano la Jugoslavia, gli Emirati Arabi Uniti e la Colombia o il Venezuela, non mi ricordo, quindi potete immaginare il numero di tifosi che in folla saranno arrivati a Bologna, tutti in macchina naturalmente, e quindi questo parcheggio viene costruito appositamente per accoglierli e viene costruito nel luogo più lontano dallo stadio che a Bologna c'è, cioè oltre l'Arcoveggio, diciamo. E quindi subito dopo i campionati questo parcheggio comincia a non essere utilizzato, poi ha una serie di problemi e resta inutilizzato e anche luogo di grandissimo degrado per moltissimi anni. Poi abbiamo avuto questa idea di dare una casa definitiva non solo al nostro laboratorio ma anche ai nostri archivi, in particolare agli archivi dei film, e abbiamo partecipato al bando periferie, siamo stati tra i tanti vincitori e quindi il Comune di Bologna è potuto partire con il cantiere. Se tutto va bene, la prima tranche dovrebbe essere ultimata l'anno prossimo e poi ci sarà una seconda tranche di lavori, ma lì vogliamo costruire uno dei grandi luoghi della conservazione del cinema e della fotografia in Europa. E in più anche lì ci saranno dei luoghi che potranno essere usati per come luoghi espositivi, quindi anche lì si potranno immaginare delle collaborazioni tra noi. E aggiungo un ultimo progetto che è un progetto invece più virtuale, che è quello di Bologna Fotografata. Cioè qualche anno fa organizziamo proprio
nel sottopasso una grande mostra dedicata agli sguardi su Bologna, quindi alle fotografie realizzate a Bologna tra la fine dell'Ottocento e l'altro ieri, e adesso stiamo costruendo un portale che ha avuto tra l'altro il riconoscimento del Ministero, dove raccogliere tutte le nostre foto, ma anche le foto dei bolognesi e speriamo anche di altri archivi, e che nel corso del tempo diventi un vero specchio dell'identità cittadina, ecco, e quindi è un progetto molto 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 appassionante, in cui speriamo, ecco, nell'arco dei prossimi anni di riuscire a digitalizzare la gran parte dei nostri archivi, ma non solo dei nostri archivi. Beh, grazie, ci lasci con l'acquolina in bocca, diciamo, con una progettualità che in qualche modo potrà anche stravolgere un po' la città, e sono molto contento di sentire questo. Tra l'altro il parcheggio del Giuriolo è stato sede di un'altra delle collaborazioni recenti che ci sono state tra le nostre istituzioni, in quanto ospitò, fu una delle sedi della grande rassegna dedicata a Christian Boltanski nel 2017, proprio con un'operazione che coinvolgeva molto anche tutti i residenti del quartiere, che erano invitati dall'artista a venire ad appropriarsi delle opere proprio nel parcheggio del Giuriolo. Quindi ti ringrazio ancora per questa importantissima chiacchierata e do l'appuntamento a tutti al prossimo 2 minuti di Mambo Estesi. Grazie Gianluca. Grazie, grazie a te Lorenzo, grazie davvero.